sono le ore 20 e 15 quando City Blinders e Aimt, New Aimt FC si incontrano in Major League nel round 6 della 23esima edizione dello Sbordone League. Vince la Barberia, attenzione, va a 12 punti, stacca di 3 punti City Blinders con la stessa media punti, hanno 9 punti in classifica i ragazzi dei Vigna, ne hanno solamente 2, quelli di Bovier e D'Angelo. Arrivati 3 partite giocate per gli Aimt, 4 per i City Blinders, 5 per la Barberia che appunto allungano i 3 punti, salgono anche i Tocala, arrivano a 9 punti in 4 sfide, così come appunto i City che hanno la miglior difesa della stagione, solamente 3 gol subiti, 2 vittorie per 1-0, e Apunso che interviene per la prima volta in questo match subito. È partito perfetto. Occhio, rip a vuoto, perfetto, mette giù, parte un cross di destra, Acunzo, piedone. Qui, gomito alto di Marco Russo sulla dentiera di Enrico Bovier, attenzione. Poi calcia subito, D'Angelo, senza attendere nulla, non c'era cartellino e quindi può calciare quando vuole, vantaggio a Imt. Ha volto giustamente il City, giustamente il City lamenta perché poi effettivamente per colpo a volto si poteva anche attendere. Occhio alla scelta di Enrico Bovier, facciamo disegnare, vediamo. Occhio perché Enrico vuole che segni. E qua si è aperta una bella discussione su cui è veramente, veramente difficile a questo punto qua risolverla. Deve fischiare Galluccio. 1-0 a Imt. Occhiataccia di Bovier a D'Angelo, che ha segnato. E allora Morlando. Ussorio. Morlando deriva, allora vanno a fare gol i ragazzi del City, è una scorrettezza, dice Enrico Proveri, il gol di precedente, 1-1. Ed è grande, grande, immensa sportività di Enrico Bovier su questa situazione qua. Non a caso è stato il miglior capitano della stagione conclusa la 22esima. E allora, City a Imt ricomincia da adesso. Falleo già assente, c'è solo Carmine. Bombone in porta, si abbassa all'ultimo Frank in qualche modo. Fischio D'Angelo, Acunzo respinge a due mani e anche il terzo con il tocco per Vigna che però gliela dà sulla corsa, vada per Erano, gioca per Torres, chiude il triangolo sul terzo uomo che Carmine Vigna fondo, vediamo il numero 12, colpo di testa di Russo sul secondo palo, sale Vigna, vuole lui il pallone, Mariano, Torres, grande aggancio, tiro, smanaccia Frank. Pererano si coordina non male, uscita ottima di Russo dopo il controllo parziale di Bovier, si allunga Marco, cross diventa un tiro, Frank ora però è senza centrale, la squadra dei City copre Barretta, arriva perfetto, rientra sul sinistro, resiste, tiro, palo, grande aggancio di Facendo, tutta Pererano, sposta verso perfetto, rientra e calcia in porta. Così, così ha Acunzo, Bovier sul fondo. No, diciamo che lui forse ci poteva arrivare, dici? Torres, Barretta, sposta, tiro, fuori, trippa. Arriva Rossi a vuoto, rivivo per Torres, cross, Pacella e poi Pererano dalle retrovie, prova, paratona di Frank. Se coperto era quasi difficile. Barretta, conta i passi, ancora Frank. Occhio a Pererano, sopraggiunge, tiro, primo tempo, dice Galluccio, 1-1 al gol di D'Angelo, dichiarato antisportivo dal suo capitano Bovier, ha concesso poi la rete a Morlando, la squadra in maglia rossa per adesso, come se fosse uno 0-0, psicocondutive che in questo momento possono venire meno. Occhio a Spena, programma sbordoniano. Deviazione decisiva di Natale, finta dentro al campo, sale lui, sale Diego, ancora Morlando,
Cross, raso, arriva Vigna, sposta sul destro, Carmine Vigna, vantaggio City Reinders, ancora un gol di Carmine, 2-1. Morlando, su questo pallone difficile, Spena taglia tutta l'aria, perfetto, va in rete, dura poco il vantaggio dei City Blinders, errore qua, in uscita, Orlando è De Vivo, D'Angelo in zona, Rossi va nel mucchio, Acunso, petto dietro, presa sulla sfera, Pererano non la trova, c'è sul secondo, perfetto che spazza, Barretta aggancia dentro per De Vivo, ha battuto al limite dell'area da D'Angelo, questo è fallo. Calcio di rigore perché Dario D'Angelo impatta dentro l'area, De Vivo ai piedi adiacenti alla linea. Russo, rete! Ancora un gol di Marco Russo a portare il City in vantaggio, 3-2. Vediamo se questo è un gol da 3 punti. Contrasto là, Spena, perfetto, sinistro, cross dentro, Morlando ci arriva dopo, tiro in porta, Frank, toc toc, mette giù, pressato, si gira, vede perno, sfondamento, riuscito, Rippa prova a sfondare, Pererano, Frank miracolo, va su, Facella, perfetto per Fuggioni, zona tiro, alta, perfetto, gira in porta, Fuggioni dà un calcio a questa sfera che diventa un meteorite, pericolosissimo, rimbalza nell'area piccola, triplice fischio, i City Blinders continuano la loro marcia con la Barberio Orifice, 12 punti, 5 sfide al comando della Major League, grandissima partita. Bovier e Marco Russo terminano una bellissima partita, Enrico vincono loro, gli Aimt sono bloccati in questo momento in classifica, due pareggi, si allontanano loro perché poi ci sono 3 squadre a 12. Sì, un avvio deludente, senza dubbio, non lo so, un po' di cose dubbie sia in questa partita che in un altro scorso che abbiamo avuto, non fa niente, se fossimo stati più forti avremmo vinto a prescindere dall'episodio, va bene, dai, sono stati più bravi. Che serve per spostare l'inerzia di questa stagione qua? Serve una vittoria di morale. E allora, affinché la troviate, complimenti Enrico. E Marco Russo è un difensore da 9 punti con 3 gol, firma 3 vittorie di corto muso, come l'abbiamo anche definita. E questo City Blinders che non molla veramente un centimetro e a questo punto qua è una grande della Major, state sorprendendo, 12 punti, primo posto con la Barberia, si attende lo scontro diretto, ce l'hai chiesto in settimana, Antonio non ti ha ascoltato e probabilmente verrà slittata l'ultima giornata per far sì che sia una finale di Major come piace a noi. Sì. Commenti sulla partita? Abbiamo fortunatamente trovato pure a Carmine che oggi ci ha dato una mano davanti, che ha trovato pure il gol, fortunatamente. Forse vedo qualche palleggio in più, stiamo giocando un po' di più. Vero, molto bene. E niente, l'obiettivo già lo sai, cerchiamo di andare sempre più su. È una dedica per il gol? Sempre a tutta la squadra. Complimenti a Marco Russo, ai City Blinders, alla prossima!